Yo. Ma con sta testa dimmi, non sono pronta ad affrontare ogni seconda e a risolvere gli enigmi. Perché mi chiedo spesso se vivo bene adesso. Cazzo significa vivere all'eccesso. Sempre saltato pagine, mai trattenuto lacrime. Lontano dalle chiacchiere per le televisioni. Salgono di classe con le tasche piene, pance grosse, coca, soldi sporchi riciclati con i nostri. Ma che lo dica a fare, per lottate pure male. Mi ci pulisco il culo, frate, con le tue stronzate. Non scrivi testi ma ricicli dei concetti. È diventato una discarica piena di indifferenze. Generazione senza un ruolo ben preciso, dove di ruolo non ci sono più manco i professori. Dire che ci fa schifo è diventato riduttivo. Non do più fiducia neanche a questi volti nuovi. Credo che la democrazia sia l'idea più rivoluzionaria del mondo. Molto più rivoluzionaria del socialismo o di qualunque altra idea. Perché quando tu hai il potere, lo usi per soddisfare le esigenze tue e della comunità. E questa idea di scelta di cui il capitale parla continuamente, ma devi averla una scelta. La scelta dipende dalla libertà di scegliere. Se sei sommerso dai debiti non hai la libertà di scegliere. Troppo amore per st'inchiostro, l'ho scritto sopra i muri e su di un foglio. Parte antidoto un po' poison. Voi pregate il padre nostro, rispetto chiunque ma io onoro solo un padre, non è vostro. Tutti a correre dietro ai soldi, brutti stronzi. Non fate più musica ma musica per sordi. Credo nell'arte, sì credo nell'arte. Non vendo sta merda, manca il prezzo del diamante. Quattro pare in quattro sbarre. Combatto faccia a faccia, denti stretti come un fante. Ho scelto di dare il 100%. Voglio che ti arrivi proprio dentro allo sterno. Fino a che non mi spenga ascolterò solo sto cuore. È lui che mi ha lasciato prendere ogni decisione. Ringrazio chi ancora ci crede. Chi non ha mai mollato, frate, che sta lì e non cede. Sono convinto che ci siano due modi per controllare la gente. Primo, terrorizzare le persone. E secondo, demoralizzarle. Una nazione istruita, sana e fiduciosa è più difficile da governare. Credo che esista una teoria nella testa di alcune persone. Noi non vogliamo che il popolo sia istruito, sano e fiducioso, perché sarebbe impossibile controllarlo. L'1% della popolazione possiede l'80% della ricchezza del mondo. È incredibile che le persone lo sopportino, ma sono povere. Sono demoralizzate, sono terrorizzate e quindi pensano che la cosa più sicura da fare sia farsi comandare e sperare bene.